Ti chiami? Francesca. E cosa fai di bello nella vita? Allora, gestisco un negozio biologico per vegani e celiaci. E dopo questi 5 incontri sul corso degli Uncommercial Guest, qual è la tua, raccontaci un po' la tua esperienza, cosa ti è piaciuto di più, cosa ti è rimasto impresso e come è stato il tuo rapporto con gli albergatori, i gestori dei bimbi? Allora, devo dire in primis un unico comune denominatore di attività recettive come bed and breakfast e noi come negozi specializzati nel settore. Devo dire che è stata un'occasione ottima per poter essere informati e formarci su determinati argomenti unconventional e quindi devo dire che mi è servito proprio per essere sempre più a disposizione del cliente, essere sempre più credibile e quindi creare quella fiducia che naturalmente ci deve essere tra cliente e gestore di un negozio, quindi assolutamente una cosa importantissima per me. Quali sono le attività che ti sono piaciute di più in queste giornate? Le attività sicuramente informative sui singoli argomenti, le testimonianze di persone che hanno già da tempo attività, che hanno esposto effettivamente la loro attività, quindi descritto la loro attività e anche comunque l'unione del gruppo per comunque trasferire determinate idee, determinate proposte. So che comunque sei stata fra quelle che hanno fatto un po' di indagini a livello insomma di come mystery guest per le strutture ricettive. Raccontaci un po' questa esperienza e cosa ti ha sorpreso, cosa hai capito da questa attività. Sicuramente ho compreso che ci vuole tanta formazione, informazione, c'è tanto lavoro ancora da fare, soprattutto per determinate tipologie di situazioni. Sapere chi è un celiaco, chi è un vegano, chi è una persona comunque che ha delle patologie, intolleranze al lattosio ed essere pronti ad accoglierlo e soddisfare le sue problematiche deve essere fondamentale, quindi una persona che sia io come gestore di un negozio specializzato o un come si dice? Gestore B&B. Gestore del B&B devono essere assolutamente preparati per poter soddisfare al meglio il cliente. Quindi a chi consiglieresti questo corso e perché? Lo consiglierei sicuramente a tutti gli associati di B&B Bergamo, perché comunque la formazione e l'informazione non è mai abbastanza per nessuno e sicuramente a tutte quelle persone che sono naturalmente interessate e incuriosite ad approfondire determinati argomenti che oggigiorno ci trovano coinvolti per una ragione o per un'altra. Hai una pagina Facebook, un sito web, un punto dove possiamo venire a trovarti e a curiosare i tuoi prodotti? Assolutamente sì, abbiamo la pagina del nostro punto vendita di Bergamo, Mela Verde Bio, Bergamo. Se volete condividere e seguirci, lì avrete tutte le informazioni del caso, sui prodotti, sugli eventi che andremo a fare e quant'altro. E poi una pagina Instagram, quindi subito sull'immediato proposta del prodotto piuttosto che altre cose, insomma. Grazie mille, Francesca. Grazie a voi, ciao.